Buonasera a tutti, eccoci con una nuova puntata di City Report in questa Milano prepasquale, dove però non mancano gli accadimenti purtroppo tragici, delittuosi. Avete saputo appunto della questione droga, della sparatoria, del tentato omicidio di una persona in una via centrale di Milano. E vi mostreremo anche altre situazioni. Dopo il rogo di Via Bonfadini, rogo che ha creato molto allarme nei comitati appunto della zona, ma anche fra tutti i cittadini che si trovano a dover respirare queste sostanze, dopo aver per mesi, mesi e mesi comunicato alla Giunta di Milano, Beppe Sala Scavuzzo, di questa situazione di pericolo. Che fine hanno fatto queste persone? Non sono andate tutti nella palestra che è stata adibita dal comune, ma molti altri hanno pensato bene di prendersi un'altra struttura. Li abbiamo intercettati, ve lo faremo vedere tra poco. Siamo qui oggi con Fabrizio De Pasquale, che tutti conoscete, consigliere combattivo nel comune di Milano per Forza Italia, e Aurelio Miranda di Voci di Periferia, che anche lui combatte nelle varie zone come comitato. Possiamo partire con il primo filmato. Siamo nella zona sud-est di Milano, municipio 4, purtroppo uno dei più sventurati sotto il punto di vista dei rom, della droga, eccetera. Vedrete quello che abbiamo registrato. Possiamo andare. Ed eccoci, questa è la seconda uscita di questo posto che abbiamo visitato oggi, via Medici del Vascello. Un'entrata da una parte, un'entrata dall'altra, tutte comode, non c'è nessun problema. E da tutto questo degrado, da tutta questa situazione, che vi possiamo dire dopo 2 anni e mezzo? Aspettiamo ancora che qualcuno in buon senso, in buona fede e con lo spirito di iniziativa per il prossimo, per il cittadino di Milano, metta un senso a questa cosa. Siamo nel municipio 4 e di fianco c'è il nuovo campo rom verticale che è stato rioccupato nel frattempo. Qui invece siamo al campo rom verticale, come state vedendo c'è il nuovo ingresso, ve l'avevamo già fatto vedere, ma abbiamo anche le OFO. Adesso capiamo come mai OFO non va bene, perché qualcuno se le porta a casa. Questa è incatenata al cancello, è l'unica cosa in sicurezza di tutto il quartiere. Quindi complimenti a chi l'ha fatto, perché è incatenata anche bene. Abbiamo fatto vedere anche il trattorino che è stato rubato, possibilmente buttato lì. E ci accingiamo a rientrare. Eccoci all'interno, perché noi abbiamo il coraggio delle nostre azioni. Quelli sono i materassi, biciclette, mountain bike. Ed
ed eccoci, questo è il nuovo ingresso del campo Roma verticale. Come vedete è stato tranciato tutto. È stato tagliato questo sottoscala perché le porte di là sono state rinforzate dopo la nostra ultima visita e il nuovo ingresso è da qui. Se qualcuno di quelli che ci segue ha voglia di venire a fare una visita perché le porte sono rotte, gli abbiamo insegnato come entrare.
Benvenuti alla Mondo Flex. Questa è la telepromozione che segna l'inizio della bella stagione. Vi ricordate un vecchio proverbio? Aprile, dolce dormire. E a farvi dormire bene ci pensa la Mondo Flex. Oggi ci troviamo nel nuovo punto vendita di Erba in Via della Libertà, ma guardate che bello, che assortimento! Abbiamo rinnovato la modellistica dei nostri materassi e stiamo presentando la nuova collezione. Vogliamo solo l'alta qualità con materie prime prodotte da grandi ditte italiane come Olmo, Orsa. Abbiamo utilizzato materiali puri ad alta densità e portanza con certificazioni riconosciute a livello mondiale. Perché dormire su un buon materasso è importante. Un buon materasso è riposo, è salute, è sicuramente stare meglio. E per fare tutto questo ci vuole l'esperienza, la serietà, la professionalità della Mondoflex. Venite alla Mondoflex, sicuramente c'è un punto vendita vicino a casa vostra. In questo momento è molto interessante perché trovate le novità a prezzo di lancio, perché vogliamo farvele conoscere. E come sempre, quando si cambia la modellistica, trovate tutti gli articoli di fine serie a prezzi di realizzo, scontati fino al 70%. Quest'anno la Mondoflex ha pensato di fare un regalo speciale a tutte le coppie che entro l'anno iniziano una nuova vita insieme. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ortopedica con doghe in faggio, un legno robusto, molto resistente. E questa è solo una delle tante novità Mondoflex. Ma lo sapete che sono sempre di più le coppie che inseriscono nella loro lista nozze reti e materassi della Mondoflex? Logicamente con i nostri migliori auguri. Volete qualche altro motivo per venire alla Mondoflex? Personale competente, molto preparato, la soluzione a qualsiasi esigenza. La consegna a casa vostra con il nostro personale interno, personale Mondoflex, con il trasporto, il montaggio e lo smaltimento dell'usato gratuito. E ancora, pagamenti rateali senza interessi, agevolazioni fiscali con IVA al 4%. Materassi e reti con dispositivo medico detraibili dalla spesa sanitaria. Infine, il recupero del 50% della spesa se siete in fase di ristrutturazione. E poi dai, ci mettiamo anche Mondoflex per la simpatia che ci contraddistingue. Venite a trovarmi, vi aspetto anche nei nuovi punti vendita di Erba e di Monza. Siamo rientrati, avete appena visto questo filmato, è solo la prima parte, credetemi, un ingresso così scomodo, pericoloso e da paura non mi era mai capitato neanche ai famosi tempi del PalaSharp. Un sotterraneo veramente incredibile, con bruciato di tutto, cavi sguainati e soprattutto persone molto pericolose, le vedrete ancora meglio dopo. La vera domanda che viene da fare in una situazione come questa è come è possibile che a poche decine di metri da questi palazzi di questo quartiere fantasma, perché ormai è così, avete visto i nostri servizi, sono quattro palazzini totalmente, tra virgolette, abbandonate ma occupate pienamente dal crimine, dal malaffare, dall'abbandono, costruire un nuovo quartiere. Quindi faccio la prima domanda a un tecnico, una persona che segue tutte le sedute, ma com'è possibile costruire non recuperando, quindi cementare il nuovo verde, invece di recuperare queste strutture che sono già pubbliche? Ma sicuramente, diciamo, bisogna intanto capire una cosa: le palazzine che vengono costruite sono costruite in convenzionato, quindi ci sono sicuramente delle cooperative che stanno costruendo queste palazzine e che proveranno a venderle ai cittadini. Quindi il comune, diciamo, quello che dovrebbe fare invece è contattare la proprietà delle palazzine dove voi siete stati, dove avete visto questo degrado, questo abbandono, e recuperarle. Poi dopo, se si vuole fare anche dell'edilizia convenzionata lì vicino, nulla questio. Il problema però è che prima bisogna recuperare questi palazzi, bisogna mettere in sicurezza, e poi, come dice giustamente anche Tullio, sarebbe opportuno intanto convertire questi ex uffici in case popolari. E guardate che di situazioni così in giro per Milano ce n'è tantissime, ci sono tantissime palazzine
io ci aggiungo anche molti beni confiscati alla mafia, che potrebbero essere convertiti in edilizia popolare. Pensate che a Milano ci sono in questo momento 22.000 nuclei familiari che sono in attesa di una casa popolare, quindi potremmo dare risposte a queste persone. Invece abbiamo un comune che magari ha dato il permesso di vendere le case convenzionate di vicino, tra l'altro probabilmente senza raccontare la quantità. Scusami se ti interrompo, sì, era sì. Un'area verde che sì, tutti sì. I cittadini usufruivano perché era l'unica tra virgolette agibile in quel quartiere, certo. Perché confinava con la civiltà, perché lì certo. In civiltà strade dissestate, non c'è luce in questo quartiere qui, quindi no ma conosco questo quartiere sì, non lo so, per io penso che tra l'altro voglio ricordare che questo quartiere è sfortunato perché non c'è solo questa zona, c'è anche una scuola abbandonata in via Zama, ci sono altri edifici nelle case bianche che sono occupate da personaggi della malavita, poi abbiamo insomma, altri luoghi occupati da centri sociali e infine abbiamo poi la vergogna del mercatino di Piazzale Cuoco, che anche quello è un elemento che attrae e che contribuisce a creare degrado in giro. Allora, la riflessione che faccio con voi, che avete diciamo fatto questa azione meritoria di andare tutte le settimane a vedere punti di degrado, è questa. Il Comune di Milano, a cui noi cittadini versiamo 1.400.000.000 di tasse ogni anno, diciamo, è fatto per farsi bello con quello che fanno i milanesi, perché poi ogni 2x3 noi sentiamo il sindaco Sala, gli assessori che dicono ah quanto è bella Milano, quanto si fa, ma attenzione, noi siamo tutti milanesi orgogliosi, siamo orgogliosissimi di quanto la nostra città è bella, di quanto attrae i turisti, di quanto lavoro c'è, va benissimo, ma quello è merito dei milanesi, non è merito del comune che con queste cose non c'entra niente. Quello che dovrebbe fare il comune invece è riqualificare queste zone, garantire ai cittadini sicurezza, tranquillità, decoro, civiltà, pulizia. Invece queste cose il comune non le fa, dopodiché, e non si capisce perché non le fa visto che incassa 1,4 miliardi di euro di tasse. Invece poi ci troviamo con tantissime situazioni di questo genere, evidentemente in periferia, di cui non parla nessuno tranne il Buontullio, perché un'altra cosa dobbiamo dirla. Vergogne come queste qui dovrebbero essere tutti i giorni sui giornali e sulle televisioni. Invece, se non fosse per gli amici di City Report, se non fosse per Tullio, per le sue associazioni, per i comitati di Miranda, eccetera, e per qualche sparuto consigliere di municipio o comunale come me, che ricordano che esiste anche questa Milano, di queste cose non si parlerebbe. Cioè, quindi i cittadini sono doppiamente presi per i fondelli, sono presi per i fondelli dal comune che non li protegge e sono presi per i fondelli anche diciamo dal mondo dei media che li tratta come se queste cose non esistessero. Beh, il sindaco Sala diciamo che ha una buona squadra per fare la propaganda, fanno vedere esclusivamente le cose che a loro interessano e che sembrano più utili per la sua campagna elettorale del suo partito e per la sua giunta. Ma devo dirti una cosa, ieri ti saranno fischiate le orecchie perché ti ho nominato in un contesto di cittadini per la questione area B inquinamento. Mi è stato chiesto un intervento, io ho parlato dell'inquinamento appunto per quello che vedo, cioè per questa ormai professionalità che hanno questi gruppi stranieri, Rom, Sinti eccetera, nel bruciare materiali, rifiuti a pagamento. Questa è una delle situazioni, in questo caso abbiamo incentrato la puntata su un'altra cosa, ma la scorsa volta l'avevamo incentrata proprio sul fatto che entrassero dei camion all'interno e scaricavano nel locale portineria a pagamento rifiuti, anche ospedalieri, abbiamo visto dei furgoni fotografati, rifiuti ospedalieri tossici eccetera. Pericolosi quindi. Pericolosi. Sì sì, ma cioè, allora noi anche qui siamo in una situazione diciamo paradossale, da una parte imponiamo ai cittadini e agli automobilisti delle norme draconiane, cioè ormai uno se ha la macchina, poverino, non per colpa sua, che ha più di 10 anni, non può più circolare, viene bastonato, multato, riceve fior di ingiunzioni, eccetera. Invece poi ci sono queste persone a cui non si applica nessuna legge, cioè è chiaro che i Rom del campo di via Bonfadini
hanno bruciato del materiale tossico, hanno immesso nell'aria delle cose che fanno male a tutti noi e in particolare... E non lo diciamo noi, i vigili del fuoco, ci sono i... Non solo, oltre a quello che combinano i rom, che più o meno in quel campo lì, diciamo che una volta al mese un incendio c'è sempre, roba che brucia, ricordiamo anche la roba che brucia in altri campi rom, ultimamente ci sono stati degli incendi anche vicino a Baranzate, ci sono stati degli incendi al parco... Certo. E ancora lì, eh? Esatto. Non ha toccato ci sono stati incendi, per esempio, l'estate scorsa anche nei campi rom vicino a Baggio e a Muggiano. Vaiano Valle, esatto. Nel municipio 5. Poi parliamo anche di Vaiano Valle, vicino via Ripamonti, cioè... Incendi di questo genere si ripetono continuamente, ma e sono dannosi, bruciano sostanze nocive, ma di questo il comune non si interessa. Ma perché io me la prendo col comune? Perché il meccanismo con cui bisognerebbe intervenire è molto semplice. Il comune, che è il sindaco, che è il difensore per legge della salute dei cittadini, dovrebbe chiedere alla polizia, alle forze dell'ordine, alla guardia di finanza e a chi per essi di intervenire, dopodiché queste forze dovrebbero intervenire e mettere e riportare la legalità. Se non è il comune a fare questo, cioè se siamo noi, se siamo noi cittadini, il prefetto, il questore naturalmente hanno una lista molto lunga di interventi ordinari che devono fare, quindi faranno degli interventi, ma chissà quando. Quindi è decisivo che il comune, che fa parte del tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, dia delle priorità che sono queste. In realtà il comune, lo sappiamo benissimo, interviene sempre quando poi la pressione sui giornali diventa così forte, e allora loro poi mandano, fanno delle sceneggiate, come nel caso di via Bonfadini, fanno uno sgombro, lo fanno con delle modalità che consentono ai rom di portarsi via quello che gli interessa, lo fanno con delle modalità che gli consente di avere già individuato delle altre aree, degli altri edifici abbandonati dove andarsi a insediare, fanno un po' di sceneggiata per cui qualche famiglia con bambini viene posta in strutture dei servizi sociali, ma il grosso anche, e si va avanti così. Esatto. Cioè io veramente quello che lo dico anche, se io fossi uno di sinistra, il ragionamento che farei è questo: vogliamo integrare i rom, ma come si potranno integrare i rom se i rom capiscono che qua si può fare quello che si vuole? Cioè io immagino che i rom, i giovani rom, i giovani potranno integrarsi se fanno parte di una comunità dove capiscono che le regole vengono applicate, dove capiscono che ci sono delle sanzioni, dove capiscono che conviene rispettare la legge, che conviene comportarsi bene. Ma se fanno parte di una comunità dove dal sindaco in giù ti fanno fare quello che vuoi, dove puoi invadere qualsiasi edificio pubblico come qua, dove puoi bruciare la spazzatura, dove puoi bruciare i pneumatici, e dove puoi esercitare ogni tipo di legalità, rubarsi le biciclette del comune, cioè tutto, è chiaro che... Sventrare i videopoker che vengono rubati nelle tabaccherie. Queste persone saranno persuase che qui siamo nel paese di Bengodi e si può fare tutto, e non cambieranno mai, e questo è quello che dobbiamo capire. Purtroppo c'è una mentalità insita, noi siamo stati anche a parlare con i rappresentanti di questi campi, ci sono state le Iene, quindi citiamo anche con chi siamo stati prima e dopo le Iene, e purtroppo la loro mentalità è questa: sono venuti in Italia chiaramente per fare business, per fare denaro, e lo smaltimento di rifiuti è un settore tra virgolette vergine, che dove sì, sono riusciti ad avere il monopolio, e quindi tu li mandi a lavorare a 2.000 euro al mese quando prendono 3.000 euro a carico, e quando mai? Hanno la loro voglia, diciamo, di emergere, di farsi vedere in questa maniera, come dice giustamente Fabrizio. Però poi ci troviamo un assessore alla sicurezza che ad ogni evento purtroppo triste per questa città viene a dire che stava giusto mandando il fax, la letterina al dirigente per provvedere a questa cosa. Ecco, io di letterine gliene ho mandate tante, lo voglio dire, soprattutto su questa situazione, ma su tante altre, e non ha fatto niente. L'hai detto tu, cioè, ragazzi, i cittadini, i residenti non sono proprio imbecilli. Cioè, se a un cittadino gli si dice guarda, nel giro di un mese interveniamo, i cittadini milanesi, che sono sicuramente i più civili e i più pazienti d'Italia, perché sono sempre gente che partecipa, che manda le lettere al comune, che segnala, che si dà da fare, tranquillamente aspetterebbero. Il problema, facciamo l'esempio della scuola di via Zama, ma lì i cittadini è 8 anni che dicono guardate che la scuola abbandonata
è ricettacolo di persone che vengono a dormire, che lasciano la spazzatura in giro, di brutti ceffi, eccetera. Non si può dire a dei cittadini, a dei residenti, di convivere 8 anni con questa realtà, ma che credibilità ha qualcuno che dice sì, adesso mando il fax alla questura dopo 8 anni? E non possiamo neanche credere che, come capita spesso, come tendono a giustificare queste persone in causa, quindi la giunta eccetera, che sia colpa di quelli precedenti di opposto colore politico. Ricordo che a Milano sono 8 anni. Esatto. Concludo, non è un problema di risorse economiche, cioè parliamoci chiaro, il comune, il sindaco ha appena detto che vuole impegnare 35 milioni di euro per abbattere un cavalcavia che funziona benissimo, che è lì vicino, quello di Rogoredo. Sì, quello che va a corretto, intendiamoci, sì. Io ho profondo rispetto dei cittadini di Rogoredo che da tempo chiedono, cioè di Piazzale Corvetto, che chiedono che questo, diciamo, cavalcavia venga sostituito con qualcosa di meno impattante, benissimo. Però io dico, fra spendere 35 milioni per sostituire una strada con un'altra e recuperare delle situazioni come queste e farne case popolari, asili, centri anziani, io preferisco. Ci sono delle priorità logiche da dover seguire. Ma ripeto, non fatemi prendere in giro, non è assolutamente vero che non ci sono le risorse per mettere a posto situazioni come queste. Peraltro, questo edificio è dello Stato. Il sindaco ha tutti i canali, tutti gli strumenti per fare una riunione col prefetto e dire che prima si mette in sicurezza e poi, se lo Stato non ha nessuna idea, nessuna risorsa per metterla a posto, venga dato in concessione al comune, come ci sono altri beni dello Stato, e il comune farà uno sviluppo. Sono d'accordo. Scusateci, siamo in ritardo, agevoliamo il prossimo servizio, grazie. Benvenuti da Pianeta Casa, dove arredare è tutto un altro mondo. Da noi troverete una grande scelta di mobili di qualità. Cucine, divani, camere, camerette, salotti e bagni. Tutto per arredare la vostra casa da sogno. Grande attenzione nella progettazione e nel rilievo misure. Il nostro servizio accurato per la consegna e il montaggio effettuato da professionisti. La grande qualità Pianeta Casa è anche nel prezzo, sempre sbalorditivo, con pagamenti rateali e personalizzati. Realizza il tuo sogno, oggi puoi, con Pianeta Casa, e arreda il tuo spazio senza sorprese. Ci trovate a San Giuliano Milanese, uscita tangenziale est. Telefono 02 98 28 09 28 e sul web pianetacasasrl.it. Il 26 maggio scegli di cambiare Paullo. Fai una X sul simbolo di Insieme per Paullo. Castelli Sindaco. E benvenuti in concessionaria Nissan nel gruppo Fassina. Volevamo invitarvi per tutto il mese di marzo alla novità assoluta. Presentiamo la nuova Micra con i motori ecologici, quindi no ecotassa, con i motori benzina, GPL e finalmente il nuovo cambio automatico. Venite a trovarci per un test drive anche sabato e la domenica per tutto il mese di marzo nel gruppo Fassina. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff. Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Grate Melzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
vedere, come vi dicevo l'altra volta, siamo ritornati qui dove l'ultima volta ci avevano lanciato le bombole del gas. Vi dicevo che erano persone pericolose. Guardate cosa abbiamo trovato. Questo è il souvenir. Comunque vi abbiamo fatto vedere l'evoluzione di questa situazione del campo rom verticale. E adesso usciamo. Eccoci in uscita, avete visto il nuovo passaggio. Come vi avevo detto nello scorso servizio che avevamo fatto con Paolo Rusconi, quando era successa la situazione appunto delle bombole, dell'aggressività, siamo ritornati dentro per far vedere che la legalità esiste e noi non fuggiamo davanti a nulla. Comunque qua dentro la situazione è peggiorata tantissimo, addirittura in ogni piano ci sono delle bottiglie rotte di birra Peroni, di birra Moretti, proprio per come arma. Una situazione inquietante. E dal campo rom verticale, Municipio 4, insieme a Aurelio Miranda, come è andata? Siamo usciti vivi anche questa volta? Siamo usciti vivi anche questa volta, quindi già un traguardo raggiunto. Ok, un saluto a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici, a tutti i consiglieri comunali, a tutta la politica che ci segue e un saluto anche a Orso che è qua, che non si fa vedere. Alla prossima, andiamo avanti. Eccoci rientrati, avete potuto vedere la seconda parte, vi abbiamo risparmiato le scene peggiori, non tanto perché sappiamo che siete persone ormai abituate in questa città a vedere la violenza che purtroppo esiste, ma quanto perché qualcuno potrebbe dire che spettacolarizziamo le scene, eccetera. No, ce le teniamo per noi, comunque noi sappiamo quello che è accaduto, è stato ripreso, aspettiamo l'assessore Scavuzzo che ci dia informazioni su questo luogo di cui è stata avvisata ampiamente prima dai cittadini, poi anche dai nostri video che credo che siano molto chiari. Aurelio, faccio una domanda a te, tu sei il comitato Voci di Periferia, per cui che succede qua dentro? Cosa vuoi dirgli al signor assessore Scavuzzo? Siccome oramai mi sono rivolto all'assessore Scavuzzo più e più volte e i risultati non ce ne sono, perché è così, è un dato di fatto, il discorso è che noi viviamo in una città che è Milano, che è una metropoli, non parliamo di un paesino di poche anime, parliamo di milioni di abitanti, quindi in considerazione di questo ed in considerazione che l'attuale ministro degli interni era un ex consigliere comunale di Milano proprio, non mi venga a dire il sindaco Sala che non ha contatti con lui. Allora, perché non fare un tavolo sulla sicurezza dove si chiama il ministro degli interni, quello della difesa? Tra l'altro è stato appena cambiato, scusami, il questore. Esatto. Ma la solfa non sta ancora cambiando. Perché? Perché c'è bisogno che il sindaco, cioè quello che comanda la città di Milano, dovrebbe metterci del suo, dovrebbe dire ok signori, sediamoci attorno a un tavolo, troviamo una soluzione, utilizziamo per conto mio la polizia locale, vi chiedo l'aiuto di fare intervenire la polizia di Stato, i carabinieri, l'esercito italiano. In realtà tutte queste cose non ci sono. Se ascolti parlare gli onorevoli, i capoccioni del PD, paradossalmente sono d'accordo anche loro agli sgomberi adesso, dei campi, adesso perché siamo sotto le elezioni europee, ecco. Beh, certo, hanno d'accordo. Candidato l'assessore alle politiche sociali. Vabbè,
buona... Una nota però la devo fare, perché essendo che non ho da rispondere a un ordine dei giornalisti, posso dire le cose come stanno. Allora, qualche mese fa, e sfido chiunque a dirmi di no, poi li porto gli articoli dei giornali, visto che ci troviamo in zona 4 e c'è questa piaga della droga a Rogoredo, di cui ha parlato anche Fabrizio De Pasquale, cioè era stata ventilata sempre dalla solita persona, non diciamo chi, ma ve lo immaginate, di portare gli alpini, quindi questa manifestazione molto sentita di patriottismo, insomma, di come... Bellissimo. All'interno del parco di Rogoredo. Giusto qualche giorno fa, forse l'altro ieri, mi è arrivata notizia che invece queste periferie, ossessione del sindaco e della sua giunta, hanno deciso di portarli in piazza Castello. Ma allora? Verso il centro di Milano, giusto? No, dietro, sì, al Castello. Una domanda mi viene, se volete scrivermi cosa ne pensate anche voi, fatelo, perché io mi sono fatto delle idee che non posso dire in TV, però non si può continuare a prendere in giro la gente in questa maniera, dicendo che tutta la città è fruibile, quando poi dichiari una cosa ma alla fine ne fai un'altra, capendo che la situazione, lascia stare Fabrizio Corona che è stato aggredito, il morto che c'è stato questa settimana. Ma dovrebbe essere motivo in più per ripulire quel parco. Scusate, cioè io approfitto anche di questo spazio per lanciare l'ennesimo appello sull'emergenza droga. Cioè, la cosa incredibile è che in questa città nessuno parla di quanta diffusione di droga c'è, e questo vuol dire che ci sono tanti tossicodipendenti, il boschetto, ci sono tanti dipendenti, cioè persone che magari non lo danno a vedere, ma che soffrono di dipendenze per questo. C'è una diffusione presso gli adolescenti imbarazzanti, nel senso che quando io ero ragazzino era molto più difficile procurarsi della droga. Oggi c'è spaccio dovunque a prezzi bassissimi. C'è l'eroina a 5 euro a dose. Ecco, questa cosa, anche questa, sembra che non riguardi il sindaco di questa città. Pensate che sono stati dei dati che hanno dimostrato che praticamente ci sono 100.000 milanesi che fanno uso di cocaina, ma non se ne interessa nessuno. Il comune dovrebbe apprestare sia la parte della repressione, sia la parte chiaramente dell'assistenza sociale. Certo. Ma anche di questo non se ne parla, e poi ci si meraviglia se accadono degli episodi da Scampia, degli episodi, diciamo, di tentati omicidi in mezzo alla città alle 8 del mattino. Ma questo è dovuto al fatto che ormai c'è un business della droga così grande che chiaramente cominciano ad esserci anche delle guerre fra le varie bande. Sì, aggiungiamo che dopo il business della droga, il business dei rifiuti bruciati, inquinanti, eccetera, il business del racket, delle elemosine, eccetera, eccetera, questa città sembra che sia diventata la doppia capitale, una capitale finanziaria dove crescono i bei palazzoni, City Life, eccetera, e una capitale della malavita che non viene repressa in nessuna maniera. Forse anche perché è meglio lasciare andare le cose così, dato che avvengono fuori dalla prima cerchia del naviglio. Andiamo in pubblicità, ci rivediamo tra poco. Solo da Motostar, concessionaria Honda Milano da 41 anni, trovi queste offerte. Vai Simone! CB500F, modello 2018, nuova ancora da immatricolare. Ragazzi, 5.190 più immatricolazione. Motostar ti aspetta negli showroom di Milano in via Caterina da Forlì 24 o in viale Certosa 282. Esiste una sola Volvo per tutte le passioni? No. Per questo abbiamo creato la gamma XC. Nuova gamma Volvo XC. Progettata per te. Il Fruttarolo vi aspetta con un vasto assortimento di prodotti per intolleranze alimentari di ogni tipo. Da anni, orientati all'alimentazione in base ai gruppi sanguigni, offriamo farine e pasta di legumi, olio di vinacciolo, caffè di cicoria, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio, ma anche prodotti di pasticceria senza frumento, senza latte e un ottimo pane 100% quinoa. Vieni a trovarci a Pianengo, Cremona, in via Roma 13. Visita il nostro negozio online negozio.ilfruttarolo.it. Il Fruttarolo spedisce in tutta Italia. Seguici anche su Facebook, metti mi piace alla pagina Il Fruttarolo è anche bio e rimani aggiornato su tutte le nostre novità, mercatini ed eventi. Dove è?
Siamo tornati ancora un'altra volta a parlare di che cosa? Di questa insicurezza che c'è a Milano e che purtroppo in questa zona localizzata nel municipio 4 pare essere terra di nessuno, nessuno se ne vuole interessare, e invece poi leggiamo sui siti internet di appartamenti prestigiosi con dei rendering sulle pagine internet che ricordano la vecchia Milano 3, dove però chi è passato a vedere la futura casa che voleva acquistare ha trovato insomma questa situazione di degrado. Facciamo un appello, cioè, visto che ci sono dei grandi gruppi immobiliari che vogliono realizzare degli edifici lì, si impegnino anche loro a dire al sindaco e al vice sindaco Scavuzzo che prima di costruire bisogna estirpare il degrado e l'illegalità. Ma è anche per loro, altrimenti non riusciranno mai a vendere. D'altronde, voglio dire, all'inaugurazione di questo cantiere ci è andato il sindaco, non so, si vede che ha messo una quinta come a teatro per coprire alle spalle quello che accadeva, abbiamo addirittura i cavalli rubati dei Rom. Io posso dire che in altri quartieri chi costruiva dei nuovi insediamenti si è preoccupato di dire per favore mandate via diciamo i Rom, riportate la legalità. Faccio un esempio per tutti, la zona attorno al cimitero maggiore. Lì sicuramente chi costruisce case lì vicino quotidianamente invia dei report per dire per favore eliminate questo problema, perché è chiaro che questo pone in difficoltà i residenti di questi nuovi quartieri. Poi ricordiamo che l'unico provvedimento che è stato preso negli ultimi 2 anni su questa zona è quello della futura apertura della appunto via Medici del Vascello per arrivare a Rogoredo. Sappiamo tutti che adesso non è transitabile perché non è asfaltata, perché è piena di siringhe, di spacciatori che pernottano e vivono lì, passando dal boschetto appunto a queste nuove suite che potete vedere, sia queste che quelle che vi abbiamo fatto vedere settimana scorsa. Aurelio, tu che hai visto la situazione proprio sul campo anche della viette laterali del cantiere nuovo, che ci puoi dire su questa situazione? Secondo te è sufficiente quella vietta che collega Rogoredo? A parte che quella vietta non è assolutamente sufficiente, ma a parte il fatto che io ero e il resto della convinzione che una città, io non dico sicura perché bisogna essere sinceri con chi ci ascolta, non ci sarà mai una sicurezza al 100% perché parliamo di una metropoli, però avvicinarsi, fare dei passi a una città sicura, io sono convinto che si può veramente fare, basta solo un po' di impegno e soprattutto ci vorrebbe una giunta che dicesse: allora signori, è palese, non siamo in grado, non ci vogliamo dimettere, però dateci delle idee che le portiamo avanti, ben disponibile a darle. Bravo Aurelio, io approfitto per dire questo. Allora, è evidente che in una grande città come Milano ci possono essere molti edifici, si parla di 300, che sono abbandonati. Quindi bisogna però in questi edifici abbandonati mettere in campo delle misure che non sono difficili. La prima è di mettere in sicurezza e di chiuderli quanto più possibile. La seconda è di trasformarli e avviarli a una riqualificazione. Esatto. La terza chiaramente è che se tu vedi che in un edificio come questo qua ogni 4 giorni, ogni 7 giorni arriva la polizia e fa uno sgombero, anche quei ceffi che voi avete incontrato ci pensano 2 volte prima di costruirsi il loro appartamento lì, perché qua siamo di fronte a dei veri e propri appartamenti. Poi pensate al disagio dei cittadini che stanno lì vicino con tutta sta spazzatura che adesso d'estate fa cattivo odore, porta topi, Malattie eccetera, con l'aria inquinata, l'aria perché inquinata. Si bruciano i rifiuti. Pensate a che il centro-sinistra, l'unica misura che ha fatto in quella zona lì è anche quella di avere ridotto il collegamento della Paullese, cioè era previsto anticamente che si facesse un viadotto, un pezzo di strada con un viadotto che portava dalla fine della Paullese all'altezza della tangenziale fino alla zona del mercato ortofrutticolo. Questo tra l'altro avrebbe consentito di evitare congestione su Viale Forlanini e sulla zona di Piazzale Corvetto. La sinistra ha detto no assolutamente perché le macchine portano inquinamento e quindi l'investimento è rimasto, quindi i cittadini i soldi devono tirarli fuori, ma da 4 corsie la strada diventerà a 2 corsie. Quindi spendiamo soldi. Sì, torniamo al discorso che vogliono impedire la mobilità dei quello singoli. È un tema gigantesco che sicuramente affronteremo in un'altra situazione, perché oltre al problema della sicurezza a Milano c'è il problema della fluidità del traffico, cioè
Questa giunta fa di tutto per fare in modo che la gente sia impedita a usare la propria automobile e quindi per forza obbligata ad usare altri mezzi. Peccato che non tutti possono usare altri mezzi. Posso farti una domanda? Io, noi tre possiamo usare la bicicletta, possiamo usare il mezzo pubblico. Una persona che ha 70 anni, 75 anni non può usare la bicicletta tranquillamente. Una donna non può usare il mezzo pubblico perché spesso è frequentato senza pagare il biglietto dagli inquilini delle case che state facendo vedere. Quindi dobbiamo immaginare che ci deve essere anche la libertà di potersi muovere con vari mezzi. Esatto. No, volevo farti una domanda, ma per un chiarimento mio. Quindi, alla luce di tutti questi roghi che ci sono, che comunque portano fumi, che danneggiano l'ambiente, alla luce di tutto ciò, la area B, sommata all'aumento dei biglietti e sommata anche a nuove strisce blu, 460 posti auto blu, quindi a pagamento, chiariamolo. Allora sorge una domanda: ma area B, i posti e l'aumento dei biglietti, ma è davvero una tutela dell'ambiente? No, allora diciamo è una scelta ideologica che naturalmente serve anche a fare, che fa comodo ad alcuni gruppi di interesse, i produttori di auto elettriche, ibride, eccetera, che peraltro non sono i produttori europei, sono produttori di altre zone del mondo, quindi noi siamo anche dei tafazzi, stiamo facendo diciamo un danno ai lavoratori della Fiat, ai Tra l'altro non ci hanno ancora spiegato dove smaltiranno le batterie, perché le batterie sono inquinanti quanto forse di più del gasolio. Però la cosa veramente incredibile è che se uno va a guardare poi i risultati dell'inquinamento a Milano, si vede che da quando è stata introdotta l'area B non c'è stata alcuna diminuzione, anzi i primi giorni che è stata introdotta c'è stato un aumento solo a Milano, quindi vuol dire che praticamente nelle altre città dove non c'era la B non è cambiato nulla, e a Milano c'è stato addirittura un peggioramento. Allora, questo cosa dimostra? Intanto dimostra che il problema delle polveri è molto governato dal clima, dai venti, dalle piogge, quindi è inutile affrontarlo con queste misure. In secondo luogo, quello che noi diciamo è che quando si fanno delle misure che cercano di togliere fluidità, quindi tolgono spazio alle carreggiate, tolgono parcheggi, introducono zone a traffico limitato, eccetera, l'unico effetto che si fa è di congestionare il traffico, di renderlo meno fluido, e questo alla fine produce anche più inquinamento, perché una macchina ferma col motore acceso produce molto più inquinamento di una macchina che invece viaggia a una velocità. Sono pienamente d'accordo, io posso fare un esempio anche personale, io che abito nella zona di Cinque Giornate, con tutte queste modifiche delle strade, le gincane, piazza Lavater, eccetera, normalmente ci mettevo 8 minuti a arrivare a casa mia venendo da Porta Venezia, dai bastioni di Porta Venezia, adesso ce ne metto 15 quando non c'è traffico e riesco a trovare traffico persino di notte quando non c'è mai stato. Esatto. E cosa importante, l'ho appena detto. E quindi l'inquinamento, più la macchina è accesa e più inquina. Esatto. E i dati non cambiano, l'ho appena detto. I dati non cambiano, naturalmente poi si fa un danno gigantesco a tutte quelle attività produttive che invece hanno bisogno di mobilità. Cioè, guardate che Milano non è una città di gente che piglia solo l'aperitivo, è una città dove ci sono tanti artigiani, tanti commercianti, tanti piccoli imprenditori che hanno bisogno di spostarsi con dei mezzi che contengono merce, che contengono i loro attrezzi di lavoro. A tutte queste persone non ci pensa nessuno. Io l'esempio che faccio sempre è le misure prese da Granelli in Piazza Repubblica e in Piazza 24 Maggio. Lì, allargando i marciapiedi, mettendo delle inutilissime piste ciclabili che non sono collegate con nulla, si sono create delle code che sono impressionanti e che si riverberano poi su tutto il quadrante. Cioè, non sono danni fatti solo alla piazza, sono danni che poi la gente rimane bloccata a Porta Venezia, rimane bloccata a Porta Nuova, sul Naviglio non ne voglio manco parlare. E quindi è assurdo. E non sono solo lì. Però, ripeto, questo è un tema gigantesco che attiene alla mobilità. Io mi permetto di dire che oggi veramente c'è come priorità che il Comune dovrebbe avere è il recupero della sicurezza nelle periferie, perché i cittadini che stanno in periferie le tasse le pagano e hanno diritto a vivere. Sono anche loro milanesi. La spazzatura. Ma soprattutto si presentano per le Olimpiadi. E poi ecco l'altro tema che voglio veramente ricordare e che vi prego di impegnarmi anche voi su questo è che oggi in città c'è una quantità di pusher, cioè di spacciatori, che per 2 euro mettere a repentaglio la vita dei vostri figli, la salute
delle vostre famiglie, e che contro queste persone non si sta facendo niente. Cioè, io faccio appello anche al ministro degli interni, perché questa è un'emergenza che va affrontata. Cioè, noi abbiamo bisogno anche di blitz in quelle zone dove ci sono ormai da anni gli spacciatori che agiscono indisturbati: la piazza della stazione centrale, via Gola, tutta la zona dei Navigli e della Darsena. Cioè, noi dobbiamo lì presidiare, perché stiamo mandando a veramente a catafascio generazioni di ragazzi che si stanno fumando, bruciando il cervello. E io, guardate, mi scoccia, magari perché io adesso ho 55 anni, posso sembrare moralista, sono stato ragazzo come tutti, vi assicuro che non era così facile procurarsi droga e ubriacarsi completamente come lo è oggi, e questo è un grossissimo problema che bisogna affrontare socialmente, perché ha costi sociali, perché porterà ad avere molte persone che poi non saranno manco in grado di lavorare, che ha costi sulle famiglie, e poi è veramente un danno alla città, perché poi questi fenomeni portano delinquenza, questi fenomeni portano degrado, quindi fanno arricchire le mafie, e quindi arricchendosi le mafie la nostra città diventa sempre più teatro di sparatorie, diventa teatro di investimenti illeciti. Quindi è un tema che dovrebbe essere trasversale, non solo di me che sono di Forza Italia, dovrebbe interessare quelli che sono di sinistra, dovrebbe interessare quelli della Lega. Ma questo, diciamo, cioè, che negli non ultimi c'è la mesi, consapevolezza di questo problema. Diciamo che negli ultimi mesi addirittura è andata a peggiorare la situazione, visto che siamo nel municipio 4, parliamone un secondo, abbiamo poi un servizio prossimamente che vi faremo vedere. Eravamo rimasti alla piazza di spaccio della Montagnetta di Rogoredo, adesso sono tre, perché dopo che è stato messo il muro da FS si sono divise le piazze, quindi ce ne abbiamo una in via Feltrinelli a fianco a un parco giochi, esatto, dei bambini, dove questi drogati con la siringa ancora nel braccio passano, eccetera. L'altra va verso fuori Milano, quindi verso Poasco, Chiaravalle, dove c'è il cimitero, l'abbazia. Quindi, come dice Fabrizio, ci sembra che l'argomento droga, piazze di spaccio e tutto quello che è collegato, quindi il recupero dei tossicodipendenti eccetera, sia totalmente dimenticato da questa giunta. Lo diciamo con senno, visto quello che sta capitando nelle ultime settimane e visto che siamo stati alla stazione di Garibaldi, dove ci sono tutti i pusher nigeriani delle varie bande, perché possiamo dire li abbiamo ripresi tutti, che spacciano sulle vie della Movida, quindi Corso Como eccetera, si rifugiano lì. Ancora ad oggi il sotterraneo della stazione di Garibaldi, che porta al binario numero 2, è aperto. Ma il problema è risolvere il problema per ammettere che c'è un problema della droga legato a dei pusher che sono nigeriani, dovrebbero dire che hanno sbagliato in passato nell'accoglienza indiscriminata di queste persone. No, ecco perché, bravo, cioè il punto qual è? Il punto è che praticamente esistono sicuramente anche degli spacciatori italiani, come no? Sicuramente ci sono forse anche degli organizzatori di questi spacci, certo, che sono italiani, però questa quantità immensa di manodopera assolutamente disponibile, che non ha nulla da perdere, è chiaro che è tutta presa fra l'ambito dell'immigrazione clandestina, sì. Cioè è uno che sta in Italia da anni senza far niente, molto facilmente poi cade fra le braccia di chi gli dice: senti, vai a spacciare in questa piazza, guadagni 200 euro esentasse tutti i giorni, deve poi mangiare. Fra l'altro molti sono già reclutati prima di arrivare qui, perché comunque chi arriva qui da paesi dove c'è la povertà, molte volte, se non ha delle specializzazioni, delle abilità particolari, di guadagnare il 1000 euro al mese non gli va bene, perché devono portare a casa il più possibile, quindi sono già poi, diciamo, fra guadagnare 200 euro esentasse ogni sera e guadagnarne magari 40 lavorando, scaricando cassette ai mercati generali, questa gente preferisce sicuramente, esatto, il lavoro illecito, anche perché ha capito che in Italia non c'è un grandissimo rispetto delle leggi. Ecco, diciamo che c'è praticamente un'impunità tollerata, perché quando tutti quanti noi sappiamo, una volta per sapere dove si vendeva una bustina bisognava avere dei contatti incredibili, oggi pubblicamente si va in stazione centrale, si va a Lambrate, si va a Rogoredo, si va in Corso Como, a fianco alle bellissime torri nuove, Piazza Gaio Ulenti, e troviamo tutto lì. Attenzione, c'è un'impunità in Italia oggi come oggi, ma non per tutti, perché se ti metti tu a fare il mestiere loro, ti arrestano, ti levano la casa, ti levano i bambini, cioè
non sei più un impunito. No, certo. Diciamo che è un mezzo di integrazione della sinistra, dato che sulla droga è molto, diciamo, una mentalità molto aperta, che è una cosa un po' dannosa però per la società, tanto dannosa. Sì. Vi salutiamo, salutiamo i nostri ospiti. Grazie a tutti. Fabrizio, grazie. Buon lavoro ancora. Grazie a voi. Ci vediamo la settimana prossima, ne abbiamo ancora tante da farvi vedere e siamo vicini a casa vostra, magari anche sotto. Saluti. Sono da Motostar, concessionario.